massimo da 10 km/h. Una stupida storia d'amore. Weekend lungo, ragazzi, si va ad Assisi, tour in bici in Umbria, Assisi, Levagna, poi faremo Foligno, poi faremo Montefalco dove c'è un buonissimo vino, poi faremo Spoleto, domenica torneremo a casa. Si va ragazzi, si va! Dove si va? Dove si va? Piazzuola, di chi? A 10 km, sono avanti 7, la Lecce Sasso. Le 3:30, 4:30, 5:30, giusto, la media che dormi. Ti sei mai affacciato? Che cucino fantastico. Guarda qua, ah, che roba. Ma così può tutta la botta cede sotto. E beh,
questo con velivolo. Via, vedi come è. Quello sicuramente lo sto girando così. Sì, c'ho il cucchiaro. C'è. Ce l'hai? C'è pure quello di legno. Bene e male. Andiamo sulla piazza. E lì si passa anche lì, però lì tocca sta attento che è contromano. Se no andiamo più di qua io. No, qua sai perché ce l'hanno messi. Perfetto.
facciato di testa su. Cioè mio faceva il povero. Sopra le no, adesso si è trasferita giusto sotto c'è il parcheggione. Ah, ah, ah. Però prima stava qui di sotto. Però è... Bastia lì sotto il Montepù. Ormai sì, anche lui. E gli elastici. Quindi no, ci vuole, ci vuole. Buongiorno. Buongiorno. È bello dentro. Io
Come si chiama sto posto, ma no? C'è scritto laggiù quel castello, va. Ma qua che dici? Qua hai letto che dice circa nel latino. Ah, il giardino di San Francesco. Il giardino di San Francesco. Bel posto questo, complimenti. Grazie. Stiamo sistemando. Ma che c'è anche una chiesa? Sì, c'è la parte. È un paesino? No, paesino, è la vecchia abbazia. Ah, la vecchia abbazia. Però non c'ha. No, beh, l'abbazia di Vallingegno. La zona, ah, abbazia di Vallingegno. Che è stato parecchio tempo abbandonata, per cui. Ah sì? Questo è stato un luogo di San Francesco. È un peccato che non è che è un bellissimo posto. Esatto. So, cazzotto questo è il famoso cazzotto nello stomaco. Benita. Qui con solo nome che San Francesco può fare. Esatto. Cioè, qui c'è stato imprigionato, esattamente. Giù, è stato attaccato dai briganti, lo racconta la storia. Cioè, beh, chiaro. Poi qui c'era un monastero benedettino, è venuto più volte qui, trattato come uno sguattero perché non lo conoscevano. Perché il primo passaggio San Francesco, quando si è spogliato, la prima veste gliela data la famiglia Spadalonga di Gubbio, lui partì da Assisi e andò tra questa famiglia che erano amici di famiglia e lui era nudo, spogliato, no? Il primo sai gli hanno dato loro. Si è fermato qui, quando è arrivato l'hanno preso con lo straccione e l'hanno trattato come un sguattero. Ah. Ma non perché erano cattivi benedetti, perché ci sto in pazzo. L'importante è l'abate è andato a chiedere scusa e così via. Cioè, tutte le volte che il primo capitolo si narra, poi storia, leggenda, il primo capitolo con i 300 frati, San Francesco l'ha fatto qui. Qui su sto posto? Su sto posto, la lapide viene, parla, è scritto in latino, che rifocillarono i benedettini queste 300 persone, dando legumi e vino con l'acqua e così via, insomma, credendo com'era, e quindi c'è tutto. Poi qui c'è anche ci sono le spoglie di un santo, San Berecondo. Pensate. Questo santo, praticamente questo cavaliere francese, andò a Roma a convertirsi, era convertito al cristianesimo, lo presidente della tomba dei grandi santi Pietro e Paolo. E al ritorno si è fermato qui a convertire. Allora questa è la valle che adoravano il dio Genio, a convertire. E siccome pare che il risultato fosse abbastanza, diciamo, importante, diciamo, cristiana la zona, cioè alcune opere, diciamo, persone pie si ricordarono che c'erano i resti qui a Fiumicello sul Reno, l'hanno preso e l'hanno portato qua, messo in questo sarcofago. Vedi che belle storie.
vabbè, ci sta bene. Quindi oggi Bevagna, Montefalco, Trevi, Foligno e si va. Siamo a Bevagna, tra Foligno e Spoleto.
lasciare che sia una stupida storia d'amore buttata via. Non lasciare che sia, non lasciare che sia. Direzioni brevi. Siamo fuori, tra poco prendiamo il treno e si torna a casa. Alla prossima, ragazzi!